na 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 na. Non basterà levare quella maglia. Non basterà levare quella maglia perché l'amore della gente. Allora signori, sono le 11:44, Teleradio Stereo, torniamo in diretta e diamo il buongiorno ad Aldair. Aldair, buongiorno. Oh. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ciao Aldair. Come... mi metto in piedi. Righetti si sta mettendo addirittura in piedi, Alda. Sì. No. Ciao, ciao. Ciao, che giocatore. Allora, qui con noi c'è anche Alessandra Ostini del Tempo. Ciao. Alda, noi ti abbiamo disturbato per questo grandissimo evento che si sta organizzando, la Roma, lo Stadio Olimpico, venerdì sera. Per questa squadra che ha commosso tutto il mondo. Noi ieri abbiamo avuto il piacere di avere, grazie anche a Daniele Monti, Follman qui in diretta con noi. Io vorrei che tu ci raccontassi un pochino l'importanza di questo evento e quanto tutti voi, insomma, vi siete adoperati per far sì che dopo domani sera sia davvero una gran bella festa. Senti, ma l'importanza di questo evento, come hai detto all'inizio, state queste brutti incidenti a successo che ha commosso il mondo 9 mesi fa, per questo, e dopo parlando con la Roma, con Battistoni, subito non si è pensato neanche 2 volte, l'ha dato subito sì, e da lì iniziato a lavorare sulla partita e adesso sono qua, siamo vicini, oggi sono andato da Papa, quindi una bella programmazione, è stato un grande piacere anche portare questa squadra, anche le famiglie di quelle ragazze che non ci stanno più, certo, venire a Roma e fare una visita al Vaticano, anche che è stata una cosa molto, molto bella, molto emozionante. Me lo immagino, certo. Sì, quindi non è massimo. Senti Alda, tu che hai fatto felice e che ancora quando la gente ti sente, insomma, tu sai quello che susciti nel cuore dei tifosi romanisti. E a proposito del cuore dei tifosi romanisti, tu sai quanto è grande quando vogliono il cuore dei tifosi romanisti. Noi dobbiamo invitare veramente tanta gente alla partita di dopodomani sera, giusto? Giusto. Come hai detto te, sapevamo quanto è grande il cuore, a parte del in beneficenza a queste club che vogliono tornarsi un'altra volta, essere grandi, e quindi loro stanno girando il mondo, sono andati in altri paesi, sono venute tanta gente, penso e spero che la Roma non sia diversa, perché abbiamo una tifoseria bellissima e molto vicino a queste persone che oggi non ci stanno più, la famiglia, quindi speriamo che possa venire parecchia gente al stadio. Ma... sì, noi da parte nostra ricorderemo la gente. Senti, ci sono tanti motivi, il motivo principale è quello appunto di questo bel gesto della beneficenza, di far sentire l'amore, il carigno, come lo chiamava ieri Folma, il carigno della gente, e però cerchiamo anche altri motivi, per esempio i tifosi della Roma potranno vedere il ritorno di Florenzi, il nuovo acquisto chic, però dimmi una cosa importante, ci sarà anche la possibilità di vederti magari consegnare un premio e essere lì sul campo? Ci sarai? C'è anche questa possibilità, sì sono facendo parecchie cose in questi giorni, quindi ci sarà anche questo e vedremo il prossimo giorno. Penso che sarà importante anche che ci sarà il nostro capitano, penso che lui riceverà un premio anche lui, quindi sarà una serata bellissima, quindi il nostro capitano che parla sempre di Francesco, quindi Alda, sentirti dire il nostro capitano a me già mai fatto emozionare, tu che peraltro l'hai fatto pure il capitano della Roma. Senti, chiaramente il motivo principale, il motivo assolutamente più importante è questo evento, questa serata fantastica alla quale tutti i romani che possono, insomma, noi abbiamo parlato di biglietti assolutamente popolari, con tutto il rispetto per le tasche della gente, però insomma veramente dovremmo dimostrare la nostra solidarietà. Ci rimane quasi impossibile non farti almeno una domanda sulla Roma, a te non possiamo non farla. Che ne pensi, insomma, di questa Roma che si sta creando, che sta nascendo, Alda? Penso che quando si chiama allenatore normale, la squadra senti tanto, quindi
Penso che sia una rosa abbastanza abbastanza importante, però non, secondo me non tan forte quella dell'anno scorso, quindi quest'anno mi tocca soffrire un po', però spero che Di Francesco possa gestare. Penso che la squadra è cambiata tanto da partita con Atalanta Bergamo quella di contro l'Inter casa, quindi questo è stato un fattore molto positivo e quello è stato anche sfortunato, quindi si spera vedere una Roma sempre così, come è stato una squadra che attacca, forse in difesa deve bisogna stare un pochettino più attenti, però penso che uomini ci stanno per fare quel gioco che vogliono Di Francesco. Che tu sei stato poi peraltro compagno di squadra di Francesco per almeno 2 o 3 anni, vero? Sì. Da Zeman fino allo scudetto. Sì, siamo stati È cambiato il calcio rispetto, che poi parliamo di pochissimi anni fa, sembra che parliamo chissà di quanti anni fa, ma insomma io me lo ricordo bene il tuo addio, visto che poi abbiamo fatto anche la canzone. È cambiato molto il calcio, Aldair? Di tanti anni fa, veramente, non è che sembra, è passato 14 anni, quindi... Ma no. La miseria. Alda, quando parliamo di te, per noi il tempo non passa mai, eh. Se per lui è passato tanto, Aldair, il mio proprio è dimenticato, allora. Però, Alda, una domanda, perché approfitto, visto che sto parlando con uno dei più forti difensori nel panorama europeo e mondiale, direi. Oltre alle tue qualità individuali riconosciute, no? Qua si parla tanto dei nuovi concetti difensivi che una volta noi eravamo abituati in maniera diversa, quelli non cambiano, è cambiato un tipo di calcio, ma dentro l'area bisogna sempre comportarsi in una certa maniera, no? Tu noti che un po' tutte le squadre, poi in particolar modo guardiamo la nostra, che i soliti errori, no? Ci si dimentica troppo facilmente dell'avversario e siamo sempre troppo concentrati su quello che è il pallone, no? Dentro l'area i concetti rimangono quelli, è cambiato il calcio, ma i concetti rimangono quelli, però, o sbaglio? No, giusto sì, perché quando si arriva vicino all'area lì uno bisogna cercare vedere la palla, però sguardo dove c'è l'uomo sempre, perché sennò è un attimo che tocchi occhio, che dite come è successo con la Roma questo fine di settimana qua, quindi è giusto sempre entrare, quelli era chi diceva sempre Cappello, Massoni, quindi sempre uomo, toccare con la mano, sapere dove stare, sentire dove sta. Sì. A me Mazzone ogni tanto mi diceva: non devi sentire come sta, dove sta, devi sentire come sta fisicamente. Alda, sappiamo che hai mille impegni. L'ultima domanda di Alessandra Austini, poi ricorderemo l'evento di venerdì sera, questa partita di grande cuore. Ecco Alessandra Austini. Aldo, un tuo pensiero su, ci sono sempre tanti brasiliani nella Roma, no? Passano gli anni, comunque è sempre una colonia molto folta. Un pensiero su due ragazzi con storie opposte praticamente, Gerson e Castan. Ci hai mai parlato? Gerson, cosa pensi di lui? Fa bene a restare a Roma con Di Francesco? E Castan, che c'ha una storia particolarissima, sta vivendo un momento in cui deve fare anche una scelta. Cosa pensi di loro? Guarda, non l'ho sentito né uno né l'altro, quello che mi penso di Castan, come hai detto te, è venuto a Roma, c'è avuto una storia, ha giocato bene i primi anni, dopo c'è avuto, come sapevamo, ha dovuto fare quell'operazione e ha cambiato un po' tutto il tuo modo di giocare, anche di forse c'è aveva anche un po' di paura, ce lo so dire, però non so, sono l'anno scorso è iniziato anche bene a Torino, dopo alla fine non giocava più, non si capiva che cosa aveva successo, quindi se non ci parla con le persone come dice te, si può capire bene le cose, no? Certo. Con Gesso arrivato in un calcio molto diverso, calcio che a centrocampo se uno deve avere velocità di pensiero, se no
si portano via il pallone ogni volta che stoppa, quindi è un po' di difficoltà. Però è un giovane che faceva fatto punto bene nei Fluminense, quindi non so, penso che è uno che se voleva andare a fare un'esperienza diversamente in un'altra parte, magari ci tornassi dopo qui nella Roma, però non so se Di Francesco ha chiesto di questi giocatori poteva rimanere o no, non lo so, queste cose qua. Però certo. Come un tecnico è bravo, però come ho detto prima, qui deve crescere molto per questo campionato. Alda, senti, io vorrei che tu invitassi tutti, a parte che io so che se parli tu ai romani, ai romanisti, quello che provochi lo so al cuore dei romanisti, perciò mi piacerebbe che tu invitassi e facessi capire ai tifosi della Roma l'importanza, la festa e la felicità che può produrre un evento come quello di venerdì sera. Sì, sì, invito a tutti i tifosi della Roma e anche a quelli non romanisti, perché la partita la facciamo, si fa quella della Roma, però sapevamo l'importanza che c'è questa partita per questa società, per quello che è successo, quindi invito a tutti a vedere il stadio bello, fa vedere il mondo, il Brasile, quanto siamo belli come tifoseria e quanto ci abbiamo nel cuore questa tifoseria, quanto loro vogliono bene la squadra e anche quelle cose che è successo, certo, un po' di mesi fa, quindi ripeto a tutti a vedere questa partita, che sarà anche un motivo da vedere, come abbiamo detto prima, di vedere dei giocatori che un po' che non giocano. Perfetto, Alda, noi davvero ti ringraziamo tanto e siamo emozionatissimi, tu provochi questo sentimento qui, insomma l'emozione per tutti i tifosi della Roma. Senti, io e Righetti ti volevamo sfidare a foot volley, è possibile? No, dov'è? Lui? Gioco io il figlio suo, che è molto bravo. Ma che stai scherzando? Ma fisicamente l'avete visto, Alda? Ancora stai giocando, Alda, giochi? Giochiamo sempre. Grande. Alda, un abbraccio, brigato. Grazie, Alda. Abbraccio a tutti, ciao. Ciao, forza Roma, Alda, forza. Forza Roma, tutti invitati, il primo settembre. Tutti ciao. Invitati, grazie Aldair, un abbraccio. Ringraziamo anche Daniele Monti per il collegamento.